Ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario del Veneto orientale. Apriamo la pagina dell'informazione con un servizio da Portogruaro. Parliamo di opere pubbliche e in particolar modo di ciclabili che sono ancora in pista. Vediamo il servizio. Si riaccendono le speranze di vedere realizzate le piste ciclabili di Lugugnana e via Villanova. Il sindaco di Portogruaro, Maria Teresa Senatore, ha incontrato nei giorni scorsi i vertici di Veneto Strade per fare chiarezza sulla esistenza dei finanziamenti per l'adeguamento viario delle strade provinciali 42 e 70, derivante da un accordo di programma sottoscritto dal comune e dall'allora provincia di Venezia, ancora nel 2006. Nel 2009, a seguito di un'ulteriore intesa tra provincia e regione, le opere sulle quali erano state avviate anche le procedure espropriative furono trasferite a Veneto Strade, a cui fu dirottato sia il contributo regionale sia la quota di finanziamento a carico della provincia. L'incontro è stato puramente interlocutorio, in ogni caso abbiamo ottenuto l'assicurazione, ha spiegato il sindaco senatore, che le piste sono ancora inserite tra le opere da eseguire e che non sono state cancellate dalla programmazione. L'importo destinato a questi interventi è di circa 2 milioni di euro. Sarà cura di questa amministrazione, ha aggiunto il primo cittadino, fare in modo di promuovere tutte le iniziative necessarie verso i soggetti interessati, cittadinanza compresa, per giungere ad una definizione di un argomento così a lungo trattato e che finora non ha avuto una concreta soluzione. Le piste di Lugugnana e via Villanova non sono l'unico nodo irrisolto. C'è il tema della bitteria unica di bus e treni, del rifacimento della rotatoria di Mazzolada, della uscita sulla statale 14 da Lison. I problemi sono tanti e li stiamo cercando di affrontare uno ad uno. E a Sandona di Piave sono arrivati dei nuovi mezzi per lo sfalcio dell'erba. Vediamo di cosa si tratta. Tre nuovi mezzi per la manutenzione del verde pubblico. Si tratta di un autocarro Iveco Daily e di due trattorini Italiaerba Kubota che vanno in dotazione al servizio di manutenzione del comune. Il costo complessivo dei nuovi mezzi è di 80.000 euro, che comprendono anche un altro autocarro che verrà consegnato in agosto. Si tratta di una parte della somma, in totale di 150.000 euro, risparmiata lo scorso anno grazie alla riorganizzazione degli sfalciaerba. Il 30% di tagli e sistemazioni è stato compiuto dai giardinieri del comune e per il resto affidato in appalto all'impresa Il Bozzolo Verde. In questo modo il comune ha rinnovato la dotazione dei mezzi. In futuro si può ottenere un risparmio ulteriore, ha spiegato l'assessore all'ambiente Luca Marusso. Il lavoro potrà essere compiuto al 50% dagli operatori municipali e al 50% a ditte esterne. Il comune dispone di 130 ettari di verde pubblico, suddivisi in varie zone che vanno sistemate almeno 7 volte all'anno, specie nei mesi da aprile a ottobre. I nuovi tagliaerba sono già stati utilizzati e in 3 giorni hanno rasato poco meno di 100.000 metri quadri di verde. Nel frattempo, Marusso invita la Regione Veneto a provvedere agli sfalci di propria competenza. Sono in costante contatto con gli altri enti preposti a provvedere al verde pubblico, precisa l'assessore. La Regione non avrebbe concesso alcun finanziamento quest'anno per gli sfalci a partire dagli argini, tanto che non si sarebbero nemmeno procedute a gara. Ne va di mezzo la sicurezza dei cittadini. Se il Comune fa la propria parte, nonostante i tagli subiti negli ultimi anni, ci aspettiamo che anche la Regione, che non ha subito tagli così pesanti, intervenga con decisione. Per le zone verdi in alcuni casi provvede la Regione, in altri vengono siglate delle convenzioni con i comuni, ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccin. Interveniamo in tutto il territorio, in base alla disponibilità di bilancio e assegnando una priorità dove l'indice di rischio è più elevato. E andiamo adesso a Motta di Livenza, parliamo di arte. Luca Curtarelli ci presenta una particolare mostra. Ci troviamo a Motta di Livenza, qui alla Fondazione Giacomini, con noi c'è Barbara Turcolin, presidente di Zona Franca, un'associazione culturale che ha indetto un concorso artistico. Di cosa si tratta? Allora, noi abbiamo lanciato un concorso artistico dal titolo Disegno in forma e il coraggio dentro di noi. L'obiettivo è portare il nostro pubblico, che in questo caso sono bambini e ragazzi da 5 e 16 anni, a comunicare relativamente a quello che per loro è il coraggio, oppure delle proposte loro di coraggio o sensazioni che hanno nei momenti in cui il coraggio serve. Sarà sufficiente accedere al sito internet dedicato www.disegnoinforma.org, nel quale sono a disposizione 4 cuori artistici disegnati da Lavinia Longhetto e da Greta Tonello. Sarà sufficiente sceglierne uno secondo il proprio gusto e completarlo. Dopodiché basterà spedire insieme ai documenti necessari per le liberatorie e le iscrizioni il tutto all'indirizzo internet che è segnalato nel sito. Poi alla chiusura, il 15 luglio, tutto questo sarà pubblicato online e il 15 ottobre, qui dove ci troviamo alla Fondazione Giacomini, ci sarà un'esposizione e la premiazione.
E Caorle si ravviva con nuovi colori, arriva infatti Olli, il Festival dei Colori. Vediamo il servizio. Impennata di partecipazione su Facebook, previste migliaia di persone per l'evento del 12 giugno a Caorle. Per Oli, il Festival dei Colori, che nella scorsa stagione ha coinvolto oltre 100.000 giovani negli appuntamenti da Roma a Bologna, passando poi appunto per il Veneto, dove vivono gli ideatori del format che si ispira alla tradizione indiana, Fabio Lazzari e Marco Bari. E adesso l'attesa è fortissima per la storica data balneare del Double Flavor Festival nella spiaggia di Caorle. La tensione in vista dell'evento è palpabile, particolarmente sui social network, dove da settimane è in corso una battaglia a suon di like e di follower. La pagina Facebook di Oli, il Festival dei Colori, ha infranto il muro dei 50.000 like, oltre il triplo rispetto allo scorso anno. Il profilo Instagram registra un'analoga impennata legata alle stupende fotografie postate. L'evento specifico del Double Flavor Festival contribuisce alla viralità online del fenomeno arcobalenico, registrando oltre 7.000 interessati alla data sulla spiaggia. Gli organizzatori sono davvero entusiasti. Dopo il bacio virtuale dello scorso anno, ci attendiamo immagini emozionanti dalle migliaia di persone che parteciperanno. Un vero e proprio esordio balneare che ha in serbo DJ set, live, balli scatenati ed esplosioni coloratissime al cielo per uno show ad alto impatto emotivo oltre che visivo. Special guest delle migliori crew per una rotazione musicale per tutti i gusti. Numeri ai quali peraltro è abituata la società Different Colors, la prima alcuni anni fa a portare in Italia il party che si ispira alla Holi, la festa indiana di primavera durante la quale ci si lancia delle polverine colorate. Un format che solo lo scorso anno è finito al cinema del film Forward Young del regista Fausto Brizzi. Inoltre va ricordato che dalla scorsa estate la società, in collaborazione con la Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus di Cittadella, ha iniziato a sostenere un progetto solidale in un villaggio indiano e raccoglie fondi ad ogni evento. E a Teio Veneto le anguille sono già pronte per la festa del Bisat. Siamo con Olivo Fanzel, presidente della Sagra del Bisat di Cintello di Teio Veneto. Ormai siamo per partire con la sagra che va dal 25 di giugno al 10 luglio. Questa mattina le signore stanno pulendo e preparando i bisatti per la festa. Come sta andando la preparazione di questa festa? Siamo stamattina alle 7 che siamo qua e quindi stiamo già preparando, pulendo le anguille, i bisatti, diciamo le anguille. E stiamo preparando per l'avvenimento di quest'anno, insomma, della sagra. Insomma. Ecco, quest'anno avrete anche una novità il giorno 26 di giugno, che c'è una rievocazione storica. Ci può dire di che cosa? C'è l'evocazione storica della grande guerra che verrà qui nel nostro campo, qui verrà revocata nel vivo, diciamo, della cosa. Come il tempo di guerra, insomma. Naturalmente va ricordato che qui si mangia l'anguilla o bisat, che si voglia dire, insomma, c'è però anche c'è carne, c'è tutto quello che può una persona desiderare per mangiare, per cui c'è anche il ballo. E cosa si sente dire ai telespettatori? Che vengono pure, che quest'anno facciamo, insomma, speriamo di far bene anche, soprattutto noi abbiamo la cosa dell'anguilla che va in più, poi abbiamo la carne, che come ricordo, poi abbiamo il ballo, abbiamo le orchestre abbastanza. Quanti quintali di anguille pensate di vendere, insomma? E l'anno scorso sono andati via quasi 8 quintali e 30. E quest'anno speriamo di aumentare, quindi ogni anno aumenta, quindi anche perché la gente è contenta e tutti vengono per assaggiare questa anguilla, insomma. Ecco, ricordiamo che dal 25 al 10 luglio a Cintello di Teio Veneto, ma avremo ulteriori occasioni per comunicarlo, inizia i grandi festeggiamenti della Sagra del Bisat. Sì, il giorno 25 cominciamo con la serata delle anguille, con tutto, insomma, ecco, musica e tutto quello che va dietro, insomma. Pesca di Vicenza, poi abbiamo per i bambini di giochi, quindi. E speriamo che la gente venga, e poi adesso stiamo già costruendo il gruppo che ci dà una mano, insomma, tra camerieri, perché ci vuole tanta gente anche per dare una mano, insomma, per lavorare, quindi facciamo il conto di tutti i cintellesi, ecco, cintellesi e non cintellesi che anche quelli che sono arrivati qua adesso, che si vengono anche loro, facciano gruppo con noi, insomma. Torniamo ora a Portogruaro, dove si ritorna a parlare di gemellaggio fra Portogruaro e Marmande partendo dal rugby. Vediamo di cosa si tratta.
Bolle in pentola ha un bellissimo progetto. Portoguaro è gemellata con Marmande, il prossimo anno saranno 30 anni del gemellaggio. Io vorrei personalmente festeggiare questo trentennale del gemellaggio portando i nostri atleti a Marmande il prossimo anno o invitare Marmande a venire qui da noi. Chiaramente la giornata di ieri è stata molto prolifica anche dal punto di vista degli incontri con i referenti del gemellaggio. Stiamo mettendo le basi per riuscire a creare un evento che per il prossimo anno dove andremo a fare questi festeggiamenti, dove sarà chiaramente coinvolta l'amministrazione comunale con tutte le attività del portoguarese, ma chiaramente io guarderò molto con molto rispetto quello che è l'impegno che il rugby vorrà portare avanti nel gemellaggio. A noi, io personalmente sono rimasto molto legato alla città di Marmande, ad Alexis Lorenzon che oggi è qui con me, che ho invitato giù per questa festa, e per cui farò sicuramente il possibile per riuscire a far sì che il prossimo anno ci rincontriamo in maniera ufficiale. Sì, speriamo tutti fra Portoguaro e Marmande e il comitato di gemellaggio di mettere in piazza questo viaggio con tutti questi giocatori di rugby, almeno una squadra italiana, quella di Portoguaro, del mio amico qui, presidente Walter, e uno di Marmande, facciamo una squadra che sia il livello suo che del suo club, e piano piano speriamo che il comitato metta a posto questo viaggio il più presto possibile. E quando torno in Francia vedo adesso con il comitato di Marmande di mettersi in rapporto con loro per poter organizzare tutto. Penso che si farà non sulle stesse condizioni, ma forse che si farà bene anche. Non so più i stessi anni, però 29 anni dopo, 30, 2017 sarebbe di fare qualcosa di bene. E penso arrivare con lui a fare qualcosa di molto bene per Portoguaro e per Marmande e le due città gemellate in 2000, che anno era? 29 anni fa. 29 anni fa. Il tempo passa e bisogna fare qualcosa per questa nuova gioventù. Sicuramente. Ecco, per Portoguaro e Marmande. Ancora Motta di Livenza, vi presentiamo un importante progetto d'Espar e Pallavolo Motta per far crescere i giovani. Pallavolo Motta Summer Camp 2016, siamo in compagnia di Roberto Rotari che è il responsabile di questa nuova iniziativa. Sì, siamo molto positivi per l'inizio di questa iniziativa estiva, è il proseguo di un'attività invernale, è stata bene accolta dal territorio, abbiamo passato oltre i 40 iscritti, quindi siamo molto felici di questo inizio. È un'attività, come dicevo, che prosegue quella invernale, quindi oltre daremo un indirizzo più ludico, l'importante è che i ragazzi si divertano mantenendo l'impronta della Pallavolo Motta, che è comunque quella di un settore giovanile molto formativo. Se non ci si diverte alla fine si gioca male? sempre, specialmente in età giovanile. Più scendiamo con l'età, più dobbiamo dare spazio all'aspetto ludico e al divertimento di questi ragazzi. I ragazzi saranno impegnati mattina e pomeriggio? I ragazzi saranno impegnati mattina e pomeriggio dalle 9 del mattino alle 6 di sera, ma preferirei usare il termine coinvolti. Ci saranno delle sedute tecniche, ci saranno delle intervallate anche da finestre di relax come la piscina, piuttosto che attività integrative nella lingua inglese e veri spazi di relax come il cinema, piuttosto che dei laboratori per i più piccolini. E in mezzo il pranzo tutti insieme? In mezzo il pranzo tutti insieme, fortemente voluto dalla società, perché in un grande numero dobbiamo pensarla come una grande famiglia. Grazie. L'età non deve essere un limite. E ora la rassegna fotoreporter scatti dal territorio a cura di Vinicio Scortegagna.
Termina qui, gentili telespettatori, l'informazione per quanto riguarda il Veneto orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo di programmi sulla nostra rete.